Siamo di nuovo in quel periodo dell'anno. Pokémon sta tornando forte con i nuovi giochi della serie. Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee, che usciranno il 16 novembre. Con il nuovo lungometraggio della serie Pokémon in ognuno di noi, al cinema il prossimo mese. Ed ovviamente anche con il terzo cofanetto del manga Pokémon La Grande Avventura, edito in Italia da J-Pop. Questa volta la Grande Avventura sarà ambientata nella soleggiata, ma non troppo, regione di Hoenn, patria di Rubino e Zaffiro, i nostri due nuovi protagonisti che prendono ovviamente nome dalle omonime versioni di gioco uscite ormai 16 anni fa per Nintendo Game Boy Advance. Come vale per gli scorsi appuntamenti, anche questo cofanetto rimane fedelissimo ai due giochi storici della serie, riuscendo a farvi immergere in un mondo e soprattutto in una trama fuori dal comune. La storia di questo arco narrativo di Rubino e Zaffiro infatti è una tra le migliori, se non la migliore, fra tutte le serie fino ad ora realizzate. Il mondo, i Pokémon, gli allenatori, i capi palestra sono tutti stati caratterizzati e sviluppati in modo sublime sia dalla penna di Satoshi Yamamoto che dalla mente di Hidenori Kusaka. Ma la vera ciliegina sulla torta, signori miei, sono proprio i nostri due protagonisti. Senza farvi spoiler, Rubino è un ragazzo appena trasferito da Fiordoropoli ad Albanova, città nella quale vive con sua madre, mentre suo padre Norman presiede come capopalestra a Petalipoli. Il ragazzo ama esibirsi nelle gare Pokémon, ma il padre non è d'accordo con questa sua decisione. Per questo motivo, Rubino si allontanerà dalla cittadina per provare in santa pace le sue coreografie. Tuttavia, ad Hoenn non si sta un attimo fermi. Il professor Birch, studioso e vicino di casa di proprio Rubino, viene attaccato da due Maitiena selvatici. Per non rischiare di sporcare i suoi Pokémon attaccando direttamente, Rubino farà usare la sua pociena delle coreografie, non sortendo però alcun effetto. Dandosi dunque alla fuga, Rubino finirà per essere salvato da Zaffiro, una ragazza abbastanza selvatica. Un Sea Viper però attaccherà i due ragazzi ed il professor Birch allora affiderà un Mudkip a Rubino. Tuttavia quest'ultimo si rifiuterà di combattere ed è proprio in questo momento che Zaffiro si scoprirà essere la figlia di proprio Birch, la quale assieme al suo Torchic sistemerà il serpentone e, statemi bene a sentire, la ragazza proporrà un accordo all'appena conosciuto rivale. Rubino dovrà vincere tutte le gare Pokémon, mentre lei dovrà impegnarsi ad ottenere le 8 medaglie della regione di Hoenn. E tutto questo in un tempo limite di 80 giorni, al termine dei quali si sarebbero dovuti rincontrare per dimostrare i rispettivi progressi. Da qui in avanti, ragazzi miei, non potete immaginare che storia ricca di emozioni, scontri, verità ed anche sofferenza vi attende. Non esagero affatto dicendo che questa serie di Rubino e Zaffiro è personalmente la serie manga di Pokémon che preferisco. Avendola letta tantissimi anni fa in lingua inglese, non vedo ovviamente l'ora di rileggermela tutta nella nostra lingua, anche per magari scoprire qualche dettaglio che in passato non colsi subito. Perché è proprio questo ciò che dovete fare, ossia leggere tutta la storia e poi rileggervela un'altra volta, poiché vi sarà letteralmente impossibile accorgervi di tutte le citazioni e gli omaggi giochi della serie alla quale questo manga è tratto. Le personalità di Rubino e Zaffiro vi stupiranno, vi entusiasmeranno ed infine vi faranno venire voglia di non separarvi mai da loro personaggi, che sono sicuro amerete una volta arrivati ad un certo punto del manga. Se Rosso era il classico allenatore sempre incline alla lotta, e se Oro invece era quello che con la sua personalità non riusciva a non strapparci un sorriso, c'è da dire che Rubino si rivelerà essere un personaggio ben più enigmatico e con un passato davvero mozzafiato. Questa saga di Pokémon La Grande Avventura non è semplicemente una storia che viene raccontata come tutte le altre, no, questa è la storia e sono dell'idea che dovete assolutamente rendervi conto di che genere di capolavoro stiamo parlando. All'interno della storia del manga non mancheranno ovviamente anche personaggi importanti come Ivan, capo del Team Hydro, oppure Max, capo del Team Magma, ma anche Lino, il quale si mostrerà in modo molto più maturo rispetto ai videogiochi per GBA. Le città e i paesaggi inoltre sono stati rappresentati in un modo ancora migliore dalla penna di Yamamoto, il quale ha compreso appieno l'atmosfera che una regione come Hoenn dovrebbe far provare al giocatore, o in questo caso al lettore. Per chi già sta per chiedere nei commenti se è necessario aver letto le due precedenti serie per godere appieno di questa quarta parte di Pokémon La Grande Avventura, e sì, non mi sto sbagliando,
Rubino e Zaffiro è la quarta parte del manga? La risposta è no. Al contrario della serie di Oro, Argento e Cristallo, i quali erano legati alla prima generazione come del resto i giochi, per comprendere al meglio Rubino e Zaffiro non bisogna necessariamente essere a conoscenza dei fatti avvenuti in precedenza. Tuttavia io consiglio ovviamente di recuperare il manga Pokémon La Grande Avventura, poiché non solo secondo me e moltissime altre persone, ma anche secondo Satoshi Tajiri, creatore dei mostriciattoli tascabili, quest'opera è considerata la serializzazione più vicina all'idea che proprio Tajiri ebbe dei Pokémon all'epoca. E come sempre, parlando della qualità del cofanetto e dei volumi, J-Pop ci vizia, e parecchio. Per chi se lo stesse ancora chiedendo, il prezzo di questo autentico pezzo da collezione è il solito, ovvero 29,70€, nel caso vogliate acquistare il cofanetto intero, altrimenti di 9,90€ per singolo volume. C'è da dire che il prezzo è giustificatissimo, essendo che i manga di J-Pop vengono tutti stampati con carta bianca che non lascia inchiostro sulle dita, e a maggior ragione un prezzo di quasi 10€ per volume è accettabilissimo, dati i 6 tankobon originali plasmati in soli 3 mega malloppi di pagine. Se devo proprio trovare una piccolissima pecca di questa edizione è il fatto che appunto i volumi siano giganteschi e magari viene un po' difficile tenerli in mano. Detto questo, il manga Pokémon La Grande Avventura, Rubino e Zaffiro è disponibile da oggi, 25 settembre 2018, e nel caso siate dell'idea di farlo vostro vi lascio pure nei commenti e in descrizione il link per acquistarlo, ed inoltre vi avviso che potete trovarlo anche allo stand di J-Pop a Lucca Comics and Games dal 31 ottobre fino al 4 novembre. Io non ho proprio altro da aggiungere, spero vivamente che deciderete di leggere questo stupendo manga che ancora ad oggi continua ad appassionare milioni e milioni di lettori. L'appuntamento è ovviamente fissato con le avventure di Rosso, Blu, Verde e Giallo nel settipelago di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, che sono curioso di riscoprire. Ma io come al solito vi chiedo di dirci con un commento cosa ne pensiate di questo manga, ed inoltre vi chiedo anche di supportare il nostro canale con un mi piace, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di condividere il video con gli amici. Qui da Diego per oggi è tutto, buona lettura allenatori!